Ok, ragazzi, siete un volontario russo e vi hanno pagato bei soldi, ben più di quanto incasserebbe un vostro omologo americano, per servire 2 anni sotto l'esercito della grande madrepatria. Ora, secondo voi, a queste condizioni, che cosa potrebbe mai andare storto? Ormai ci abbiamo fatto l'abitudine, lo diamo per scontato, ma i russi ogni giorno perdono fra i 1000 e i 1200 uomini. A fine mese i soldati russi caduti o gravemente mutilati o comunque gravemente feriti e inabili al combattimento sono oltre 30.000, una città di piccole e medie dimensioni che viene cancellata ogni mese. E naturalmente non è un caso che il fronte o il campo di battaglia venga spesso e volentieri definito come il tritacarne. E similmente la strategia russa viene chiamata assalto alla carne. Sì, insomma, tutto lascia intendere che zio Vladi e soprattutto i suoi collaboratori nelle alte sfere dell'esercito siano dei veri e propri macellai. Ovviamente non tutti prendono queste cifre per buone, per valide e soprattutto convalidate, ma mediamente questo è il risultato. Per esempio, il New York Times parlava di circa 1000 unità russe, cioè 1000 soldati russi persi al giorno, e questa stima era ritenuta affidabile dal Pentagono. I servizi inglesi invece dicono che i russi ogni giorno effettivamente perdono 1200 uomini e queste stime sono state pubblicate proprio dai servizi segreti inglesi, per esempio nel mese di maggio. Hanno riferito che 1200 soldati russi al giorno cadono in guerra, vengono feriti gravemente o eliminati. Poi naturalmente esistono anche fonti che riportano cifre decisamente inferiori. Per esempio, ci sono giornali in base ai cui studi risulterebbero perdite pressoché dimezzate. Secondo alcune fonti, i russi hanno perso, fra virgolette, solo ed esclusivamente 350.000-380.000 uomini, una bazzecola. Tuttavia, qualunque sia il dato reale, questo dato è tremendamente allarmante. In nessun conflitto moderno si sono persi 350.000 soldati nell'arco di un paio di anni e qualcosa. Similmente, in nessun conflitto moderno si sono persi più di 630.000 soldati nell'arco di 2 anni e mezzo. Sono delle cifre decisamente abnormi. Per trovarne di simili bisogna tornare verosimilmente alla guerra del Vietnam, facendo un calcolo molto allargato, oppure ancora direttamente alla Seconda Guerra Mondiale, alla grande guerra patriottica, dove i russi hanno perso 20-27 milioni di persone e non solo ne vanno fieri, ma se la tirano anche. Quindi sappiate questo: più siete incompetenti come comando militare russo, più vi adoreranno e le conseguenze sotto il profilo tattico e strategico direi che si vedono. Ma partiamo dal principio. Quello che vedete adesso è un disastro che si protrae da 2 anni e mezzo, ma è nato come un'operazione militare speciale da weekend lungo. Nelle previsioni di zio Vladi, o meglio, nelle previsioni dei servizi segreti che sono state consegnate a zio Vladi, l'esercito russo sarebbe dovuto uscire il venerdì sera e rientrare la domenica sera, portandosi appresso l'intera Ucraina. Ebbene, se pianifichi un'operazione di 3 giorni e ti trovi invece coinvolto in una guerra di posizione di 2 anni e mezzo e qualcosa, è chiaro che qualcosa, anzi un bel po' di cose, non sono andate esattamente come avevi previsto. Ora, io lo so che i filorussi se la tirano dicendo i russi non hanno mai perso una battaglia, si sono ritirati volontariamente, yada yada yada, che poi dovrebbe significare eccetera 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 in inglese o qualcosa di simile.
Ma no, non è esattamente così, non è affatto così. Pensateci, cari amici filorussi. In primo luogo, i russi non hanno preso Kiev, non hanno preso Kharkiv, si sono dovuti ritirare da Kherson. Non è esattamente la cosa migliore che potessero fare. Come strategia non ha alcun senso. Non solo. Nel settembre del 2022, se ricordate, l'esercito russo ha dovuto porre in essere una mobilitazione in via d'urgenza. Ricorderete le immagini del milione di russi, giovani, ricchi e di belle speranze, che scappano all'estero proprio per non finire sotto l'esercito. Bene, se questa operazione era già pianificata, non avreste avuto bisogno di ricorrere ai coscritti, ai mobilitati, te la saresti cavata perfettamente con le risorse a disposizione, ma così non è stato. Inizialmente i russi avevano una forza di invasione di 190.000-230.000 persone, non è andato assolutamente bene. A settembre 22 hanno mobilitato altre 300.000 persone. Ora, questa forza di invasione iniziale è stata completamente o quasi naturalmente, perché qualche sopravvissuto c'è, sopraffatta ed eliminata. Tant'è che in Russia si dovette ricorrere a delle misure tampone. Ci sono i contratti che, come abbiamo visto, offrono davvero tanto. Fare il soldato russo nell'arco dei primi anni di carriera è molto più conveniente rispetto a essere un soldato americano nei primi anni di carriera. Poi, con il passare del tempo, il soldato americano ottiene dei benefit, aumenti di stipendio, quindi se la gioca alla pari con il russo e lo supera ampiamente man mano che fa carriera. Però, dall'altra parte, bisogna dire che non tutti i soldati russi riescono a fare carriera. Wink, wink. E poi è aumentata anche l'età, o meglio la fascia di età in cui sei levabile, cioè puoi finire a fare la leva. Prima era fra i 21 e i 27 anni, se non erro, anzi perdonatemi, fra i 18 e i 27 anni, è stata fatta una proposta per alzare l'età di leva da 21 a 30. Alla fine della fiera la legge è stata modificata affinché un ragazzo russo possa finire a fare il militare fra i 18 e i 30 anni. Quindi è stata aumentata sostanzialmente la fascia di reclutabili di almeno 3 anni. Queste persone, sono necessarie al fronte, evidentemente. Poi, naturalmente, abbiamo già parlato degli incentivi, però, insomma, è chiaro che qualcosa non è andato come Vladi aveva previsto. Oltretutto, i russi alcune volte tendono ad avere pochissima logica. Ora, il 24 febbraio hanno cercato di fare il colpo di Stato e non solo, prendendo Kiev. Ci può stare. Pensi che sia pronta una rivoluzione, che i grandi capi si schierino con te, quindi vai, in 3 giorni fai la tua sfilata, prendi il potere, metti il fantoccio, togli il comico e hai risolto la situazione. Bene, quando hai visto che non è andata così, tu non hai effettivamente cambiato strategia, hai cercato comunque di prendere Kiev, una città da qualche milione di abitanti, con meno di 100.000 persone, non è esattamente il massimo. Stessa cosa è successa a Kharkiv. Kharkiv, che è bombardata e bersagliata dai russi, ha 1,5 milioni di abitanti come città, probabilmente la seconda più grande dell'Ucraina o giù di lì. Non puoi pensare di assumerne il controllo con qualche decina di migliaia di soldati, che poi devi anche vedere se qualche decina di migliaia di soldati ci arrivano a Kharkiv, perché ripeto, le perdite sono davvero alte. E detto fra di noi, i russi non le sanno gestire le guerre, perché bene o male la loro strategia, ammesso che possa essere definita così, sembra essere quella di una pseudo-intelligenza artificiale degli anni 90, una di quelle costruite apposta per intrattenerti il pomeriggio quando giochi con uno strategico in tempo reale. Ora, per chi non sia un nerd, in pratica i russi cosa fanno? Ti mandano contro ondate di soldati a intervalli regolari. Esattamente come farebbe l'intelligenza artificiale, ma in realtà è la programmazione, di un videogioco degli anni 90, forse addirittura 80.
ogni tot minuti mandi contro il nemico dei soldati. Oppure ancora, per fare un altro richiamo nerd molto più vicino a noi, avete presente i siloni di Battlestar Galactica che attaccano ogni 48 minuti e 20 secondi? Bene, i russi fanno la stessa cosa, ma dato che non sono cyborg assassini e devono anche dormire, riposarsi, eccetera, eccetera, di ondate d'attacco per ogni giorno te ne fanno 3. Probabilmente a turni di 8 ore l'una, no? Non so cosa dirvi. Però la loro idea è che se tu mandi abbastanza ondate di uomini, dall'altra parte i difensori esauriscono i proiettili, si slogano il dito, si rompono l'unghia e prima o poi non riescono più a premere il grilletto. Questa è la teoria. Teoria che funzionicchia in certe condizioni. Pensate a Bakhmut, pensate ad Avdiivka. Avdiivka, se non sbaglio, i russi sono riusciti a prenderne le rovine dopo 4 mesi, una battaglia durata 4 mesi. Bakhmut ancora peggio, i russi sono riusciti a prenderla dopo circa 1 anno, sfruttando tra l'altro Prigi e il gruppo W. A seconda degli analisti, i russi per prendere Avdiivka hanno sacrificato fra i 13.000 e i 47.000 uomini. Praticamente hanno perso un numero di uomini equivalenti a quelli che un tempo vi abitavano in città. Non è assolutamente una cosa fattibile. Tra l'altro, non è che abbiano preso esattamente la città. Hanno preso le rovine della città, perché prima la bombardano con l'artiglieria, radono al suolo tutto quello che possono e poi cercano di conquistarla. È chiaro che con una strategia simile hai costi altissimi anche in termini di vite umane e risultati pressoché nulli. Però, insomma, il dato è questo. Ci sono dati ancora peggiori su Bakhmut. Lì la battaglia è durata molto di più, quasi 1 anno oserei dire. E lì, infatti, per limitare le perdite o per trovare altra carne da cannone, i russi, o meglio zio Vladi, ha autorizzato per la prima volta il reclutamento di detenuti. Ha affidato l'incarico di reclutare detenuti a Prigi, che è Eugeni Prigozhin all'anagrafe. Ricorderete tutti che a sua volta lui è stato un detenuto, era un ex rapinatore, e passava di carcere in carcere per convincere per l'appunto i galeotti ad unirsi alla sua crociata. Era anche abbastanza convincente perché sostanzialmente poteva mettere sul piatto, a fronte di 6 mesi di operazione militare speciale con i gruppi Storms, cioè i gruppi d'assalto ma all'interno della Wagner, metteva di fronte resisti 6 mesi, torni libero. E questo accordo valeva indiscriminatamente per qualunque persona fosse condannata. Intendo dire, a prescindere dal fatto che tu abbia rubato o eliminato una gallina per mangiartela preso dai morsi dalla fame, o che tu abbia fatto una strage anche in famiglia del tipo tua moglie rompeva i bipponi, quindi hai eliminato lei e anche la figlia perché si è messa a piangere, sempre 6 mesi di servizio in prima linea erano. Bene. Questa attività è costata perché alla fine, secondo i dati di Prigi, nella battaglia per Bakhmut, che si è protratta quasi per 1 anno, 9 mesi tutti, azzarderei, si sono persi fra le 29.000 persone, secondo alcune stime, le 89.000 dall'altra, 89.000 full optional, deceduti, feriti gravi. Se non erro, la stima più attendibile è sui 49.000. Anche qui hanno perso, per prendere una città come Bakhmut, più soldati che abitanti, cioè Bakhmut era più piccolina di 49.000-89.000 abitanti. Per cui, chiaramente, la strategia russa sacrifica davvero tante tante persone. Oltretutto, zio Vladi non si è mai fatto problemi né a sacrificare le persone né a procurarsele vuotando i carceri. E ragazzi, ricordo a tutti che in un primo tempo bastavano realmente 6 mesi di servizio, poi avevi la grazia presidenziale. E in questo momento ci sono tanti, tanti, tanti detenuti che sono recidivi.
o perlomeno non tutti sono stati arrestati vivi, però tendenzialmente mettiamola così: tu prendi un pericoloso killer o addirittura un serial killer e invece di metterlo in carcere e provare a rieducarlo nei limiti in cui si possa fare in una prigione russa, me lo liberi anzitempo e gli dai un'arma in mano. Secondo te, dopo i 6 mesi, perché i più bipardi sono anche quelli che sopravvivono meglio, che cosa pensi che accadrà? Quest'uomo torna libero, non è stato rieducato, alla prima occasione te ne combina un'altra. Tanto poi altri 6 mesi di operazione speciale, magari si diverte e torna di nuovo libero. Capite che non è un modo serio di gestire la situazione, ma soprattutto metti a rischio anche la popolazione civile. Chiusa questa parentesi, tanto per ricordare che a zio Vladi dei civili importa il giusto, praticamente zero, resta anche il problema dell'addestramento, perché chiaramente se tu sacrifichi 1000-1200 persone al giorno, devi poi reclutarne molte di più e in teoria devi addestrarne molte di più. E ragazzi, sotto il profilo dell'addestramento, qualcosa vi ho già mostrato anche sul vecchio canale, ma con le nuove regole di YouTube non ve lo posso mostrare più. Ci sono un mucchio di problemi. I ragazzi, perché per lo più sono giovani quelli che adesso vengono reclutati, vengono addestrati per una settimana, 2 settimane, e in pratica pare di capire che esistono due modi per addestrare la gente. Il primo è quello di fare finta. Tanto quelle persone finiranno in prima linea, magari nelle prime ondate, serviranno come tutorial interattivo per i nuovi soldati ucraini, per vedere come si eliminano gli avversari. Servono soltanto per sfiancare il nemico, è inutile sprecare tempo ad addestrarli. Gli dai in mano un fucilazzo, una corazza più o meno efficace, più o meno che più, li mandi in prima linea. Quello che succede, succede. E questo vale anche per gli equipaggi degli Infant Fighting Vehicle o degli EPC, i carrier che trasportano le persone. Abbiamo visto recentemente, per esempio, dei piloti che portano i propri equipaggi o perlomeno le truppe d'assalto letteralmente a 2 metri dalla trincea. Questi poveracci non fanno in tempo a scendere che già sono bersagliati dagli ucraini. Succedono cose così perché l'addestramento per moltissimi viene ignorato, per alcuni no, e sono normalmente quegli alcuni che poi diventeranno veterani e che verranno utilizzati con più criterio rispetto agli altri, che so, nelle ultime ondate per prendere posizione, per intenderci. Però, insomma, il concetto è questo: ci sono perdite alte, primo perché la strategia non è una vera strategia. Mandi avanti le persone sperando di prendere posizioni. Secondo, le perdite sono alte perché non investi sui tuoi uomini. La priorità è riuscire a mandarli al fronte. In questo modo succedono disastri. La stessa regola vale naturalmente anche, per esempio, per l'oblast del Kursk. Gli ucraini hanno occupato parte del territorio. I russi hanno mandato per contrastarli dei ragazzi di leva che non hanno tutta questa capacità e voglia di combattere. E a proposito di voglia di combattere, naturalmente, se tu inizi a mandare i tuoi uomini letteralmente al macello, e tu stesso lo chiami così, il morale dei tuoi soldati tenderà ad abbassarsi. Bene, il morale dei soldati russi in alcuni casi è sceso così in basso che pare si siano registrate 18.000 defezioni, o meglio, diserzioni, per dirla terra a terra, al punto tale che zio Vladi ha dovuto dare ordine, o meglio, il comando militare ha dovuto dare ordine di eliminare a vista i disertori. Si tratta di una situazione, per i nostri parametri occidentali, decisamente particolare, ma in realtà i russi ci sono abituati a queste cose qui. Fa proprio parte del loro retaggio come Unione Sovietica e via discorrendo. Fun fact: i ceceni che di solito se la tirano e passano la giornata a fare da TikTok, normalmente vengono utilizzati come battaglione di contenimento, stanno ai bordi del campo di battaglia. Se qualcuno dei loro, cioè i soldati russi, invece di avanzare arretra, molto banalmente lo eliminano.
Altro problema dell'esercito russo è la discriminazione su base etnica. Bene, zio Vladi ci tiene particolarmente ai cittadini di Mosca e San Pietroburgo, che per lui sono la vera e propria Russia. Quindi, che cosa ha fatto? Inizialmente ha cercato di reclutare più persone appartenenti alle minoranze etniche delle repubbliche più sbippate della sua federazione. Ed ecco quindi che in prima linea sono finite molte persone che appartengono alla Federazione Russa, ma non sono esattamente russe. E quando la tua popolazione, già più o meno ridotta ai minimi termini, conta 300.000, 400.000, 500.000 persone e ti trovi 50.000, 60.000, 100.000 dei tuoi uomini nell'esercito russo, significa praticamente che la vita nella tua piccola repubblica, nel tuo piccolo stato, sta per cessare, perché sostanzialmente non puoi perdere il 5-10% della tua popolazione, con punte del 15-20%. Perché ovviamente se davvero perdi tutti questi giovani, poi forse non ce ne saranno altri per sostituire. E infine conta molto anche l'equipaggiamento con cui mandi i tuoi uomini all'assalto. La maggior parte degli equipaggiamenti russi risalgono agli anni 40 e 60, questo soprattutto all'inizio della guerra. Adesso sta iniziando a esaurire quelli. Ogni tanto si trova un T-90M e poi qualcos'altro che è un pochino più recente. Però di fatto i russi non hanno esattamente moltissimo a disposizione. Mentre invece gli ucraini all'inizio non avevano praticamente nulla, e ancora una volta, come nel videogioco, alla fine di ogni livello gli arrivano degli upgrade da parte degli occidentali. Non grandissime cose, però sono sufficienti per tenere a bada i russi. Bene, l'insieme di tutte queste caratteristiche, o forse errori russi, porta alla fine della fiera ad avere fra i 1.000 e i 1.200 soldati morti ogni giorno. L'esercito russo non amministra bene queste perdite perché sostanzialmente si mette in testa di prendere delle città più o meno random e perde letteralmente decine e decine e decine di migliaia di vite per prendere quella specifica città, che spesso e volentieri non ha una rilevanza operativa o strategica. Forse adesso con Povrovsk i russi potrebbero combinare qualcosa di decente, perché Povrovsk è una città molto molto importante, uno snodo logistico rilevante per l'esercito ucraino, eccetera, eccetera. Ma è davvero la prima volta in 2 anni e mezzo che i russi mirano a qualcosa di sensato, che sembra esserci una logica nelle loro azioni. Perché ovviamente una Divka e una Bakhmut non hanno alcuna funzione, non tagliano le linee logistiche ucraine, non ti danno alcun vantaggio. Quindi, in linea di massima, le perdite russe sono alte perché tutti i fattori che concorrono a tenerle a bada sono fuori controllo. I russi non si preoccupano eccessivamente per l'addestramento, e questo è fondamentale, non si preoccupano di equipaggiare al meglio le unità, tanto moltissime vengono mandate per gli assalti alla carne e si parte dal presupposto che se tornano sì è meglio, ma normalmente non lo faranno. Hanno questa strategia, chiamiamola così, che sembra essere presa direttamente da Command and Conquer, Red Alert, Dune 2 degli anni 80 e 90, 90 e qualcosa, per cui ti mettono su un carro, vai, fai un'ondata, passano tot ore, fai un'altra ondata e via discorrendo. Non tratti i membri del tuo esercito in maniera equa. Quindi alla fine il risultato che hai è pessimo, o perlomeno hai un esercito decisamente meno efficiente rispetto a quello degli avversari. E questo è il motivo per cui, nonostante tutto, e nonostante tutti i difetti, le lentezze dell'Occidente, il fatto che l'Ucraina fosse vulnerabile, nell'arco di 2 mesi e mezzo e qualcosa in più, i russi sono riusciti a spostare il fronte di soltanto 30 km. Scusate, ho detto 2 mesi e mezzo, intendevo ovviamente 2 anni e mezzo e qualche mese in più. Perdonatemi.
E voi che cosa ne pensate di tutta questa storia? Come sempre fatemelo sapere lasciando scritto qualcosa qui sotto. Se poi vi piacciono i miei video, ricordatevi di compensare il canale. Iscrivetevi, attivate la campanellina, mettete un bel mi piace e condividete il link al video con gli amici che sono interessati. Per voi sono solo pochi clic, ma per il canale contano. Come sempre, inoltre, se non farete assolutamente nulla di tutto questo e non valuterete neanche l'idea di abbonarvi o diventare un Patreon, in un futuro tremendamente remoto, puramente eventuale, altamente improbabile, potreste ritrovarvi i soldati russi a fare esercitazioni sullo zerbino di casa vostra. Io vi ho avvisati, poi fate voi. Come sempre, grazie di tutto per tutto e a presto.